Hola, I say Marco Mengoni, Tom Walker alle 7:10 minuti, seconda ora di Nonstop News in questo giovedì 24 gennaio, una prima ora, una linea diretta dedicata alla fiducia a Roma, Pierluigi Diacco, a Milano Giusile Grenzi, più volte citato durante questa linea diretta l'attesissimo Fulvio Giuliani. Buongiorno, una signora buongiorno. D'Imperia ti voleva a casa sua, te lo dico. Ah sì, cioè, l'ho persa. Confermi Pierluigi? Sì, voleva prendere un caffè con te, poi noi ci siamo allargati, ci siamo autoinvitati a pranzo, quindi insomma faremo una cosa comune. Un torpedone. Allora, per buongiorno Imperia. Fulvio, buongiorno a Massimo Galanto, al Social Corner. Buongiorno, posso venire anch'io? No. Non lo so, non no. Ti abbiamo citati. Però vabbè, vediamo. Con sciarpa sì, senza no. Andiamo da Giacalone, buongiorno Davide. Buongiorno, bentrovati. A proposito di fiducia reciproca, questo è un tema che non riguarda soltanto le persone, ma naturalmente anche i rapporti fra stati. Sono giornate complesse, inutile girarci intorno, per Parigi e Roma sullo sfondo. Comunque, insomma, diamoci tutti una calmata, perché poi certe dichiarazioni devono sempre essere riportate sulla terra. Comunque, apertura del Corriere della Sera, caro Davide, e leggeremo altri giornali. Conte, la sfida alla Francia, eccoci qui. La Stampa, Conte, serve l'Europa del popolo, perché riferimento all'Europa, perché dice Conte, Parigi, se vuoi cedere il tuo seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, non darlo alla Germania ma all'Unione Europea. Davide. Allora, l'idea che è stata avanzata ieri, è stata ripetuta ieri dal Presidente del Consiglio italiano, perché è una vecchia idea ottima, cioè quella di un posto all'Unione Europea nel Consiglio di Sicurezza, per l'appunto l'ho già definita, è un'ottima idea. Le ottime idee bisogna stare attenti a non rovinarle con i pessimi comportamenti. Allora, meglio ricordarsi che l'ONU è stato creato nel 1945 a seguito della fine della Seconda Guerra Mondiale. I 5 seggi permanenti sono i seggi dei vincitori della Seconda Guerra Mondiale: Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Cina e Russia. E questa, la storia non si cambia. Naturalmente è passato del tempo, sono cambiate le cose, certo che sono cambiate, tant'è che i due paesi che hanno scatenato la carneficina della Seconda Guerra Mondiale, vale a dire la Germania e l'Italia, l'Italia da ultimo sedeva nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU fino al nel 2017, e non era la prima volta, perché ci sono le oltre i 5 permanenti ci sono gli altri a turnazione, quindi questa è una cosa superata. Pensare di cambiare in qualche modo la natura dell'ONU e metterci a sedere l'Unione Europea è una ottima idea. Pensare di farlo contro la Francia e contro la Germania, con polemiche inaccettabili e con parole veramente che non dovrebbero trovare spazio ai livelli di governo, questa è una pessima idea. È una pessima idea dal punto di vista della sostanza dei temi su cui si è andata a cercare la polemica, è una pessima idea dal punto di vista dell'alleanza, non si fa maggiore integrazione come il governo continua a dire di voler fare senza la Germania e senza un buon rapporto con la Francia. C'è un problema di debito, di eccesso di debito. L'ultima volta che l'Italia ha messo una pezza sull'attacco al debito pubblico lo si deve anche al rapporto con la Francia, e soprattutto, ragazzi, al di là degli ideali e delle belle idee, è una pessima idea dal punto di vista degli affari. Le nostre aziende, le nostre esportazioni vanno benissimo anche perché l'Unione Europea è il primo mercato, la Germania e la Francia sono il primo e il secondo paese di esportazioni e la Francia è il paese da cui importiamo più energia. Cioè, teniamo un po' bassi i toni e i piedi per terra, perché non è che per la propaganda di alcuni tutto il paese sia pronto a pagare qualsiasi prezzo. Tra poco parliamo di reddito di cittadinanza, adesso via radio. Grazie, le informazioni sul traffico ritorneranno nell'edizione delle 8 del nostro giornale orario. Buona giornata da Giuliani, Legrenzi, Diaco e da Davide Giacalone. Allora, pagina 6 del giornale diretto da Alessandro Sallusti, il titolo: alla fine Di Maio confessa, reddito a Rom e clochard. Il vice premier ammette che il sussidio andrà in senza fissa dimora. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, propone un referendum abrogativo. Insomma, questi numeri, almeno 11.000 nomadi e 50.000 homeless tra i potenziali beneficiari. Cosa ne penseranno gli italiani all'ascolto? Giacalone. Però sta nel testo del decreto, l'abbiamo detto e ripetuto, c'è anche, quindi più che ammetterlo, diciamo, Di Maio lo può anche rivendicare, nel senso, chi si trova in Italia da almeno 10 anni in condizioni di regolarità, nella regolarità non è compresa la fissa dimora,
può fare questa richiesta. Ciò che forse sfugge a molti, trovo incredibile pure io, è che al momento il decreto non è ancora nella Gazzetta Ufficiale, cioè noi continuiamo a parlarne come se fosse una legge vigente. Perché? Perché giustamente quando senti dire decreto legge, nella mente ti scatta l'immediata esecutività del provvedimento. C'è scritto nella Costituzione, sì, se lo firmassero se lo pubblicassero sulla Gazzetta Ufficiale. Quindi il tempo, diciamo, anche contato in giorni, qui conta. Perché? Perché secondo le programmi del governo devono assumere 10.000 navigator, cioè 10.000 soggetti che aiuteranno gli altri a prendere, se ne hanno diritto, il reddito di cittadinanza. Solo per le assunzioni, l'idea che si possa fare in 15-20 giorni, vediamo, può darsi pure. Tenderei a considerarlo semplicemente impossibile, però ci si abitua anche alle cose miracolose da allora. Ci fidiamo, come dicevamo nella linea diretta. Andiamo, Davide, anche alla a una delle questioni, forse neanche da sola, insomma, ma una di quelle che divide le due posizioni al governo, la Lega e il Movimento 5 Stelle, che è la questione delle trivelle. Nuovo scontro, appunto, ieri le Lega 5 Stelle, Costa che dice: preferisco dimettermi che autorizzarle. Probabilmente anche qui bisogna fare riferimento a cosa c'è o cosa non c'è nel contratto di governo. Esatto, cioè ciò che vincola o non vincola i ministri, evidentemente, se non è scritto nel contratto di governo, e non è scritto, perché se fosse scritto non ci sarebbe questa discussione, se la devono in qualche modo vedere fra di loro. Quello che però mi colpisce ancora di più in questa ennesima disfida tra i due alleati di governo relativamente alle trivelle è che una delle cose che loro rivendicano con orgoglio, perché si dice sono populisti, e loro rispondono giustamente dal loro punto di vista: certo che siamo populisti, noi siamo orgogliosi di essere populisti, perché noi siamo col popolo, per il popolo, la parola deve andare al popolo. Ora, sulle trivelle il popolo è stato consultato, è stato fatto un referendum e si è detto: volete voi abrogare, volete cancellare questa roba in modo tale che non ci siano più le trivelle? E il popolo non ci è andato, nel senso che si è tenuta la legge così com'è. Non è la prima volta, certamente, che un risultato referendario gli fanno marameo nella realtà, però ecco, è la prima volta che chi dice che il referendum, il popolo deve avere voce su tutto, della voce del popolo bellamente se ne infischia. Prima avete sentito il commento di Davide Giacalone a quanto riportato sul reddito di cittadinanza, ne parla per esempio anche il Corriere. Se in apertura con il caffè di Gramellini sulla prima, pagina 10, un interessante approfondimento, perché pare, e sono dati dell'anagrafe, quindi qui non sono si dice, che è già corsa ai cambi di residenza e ai divorzi fasulli, farlocchi, per cercare di rientrare entro la soglia. Con la Guardia di Finanza estremamente attenta, su 10 controlli al momento 6 sono quantificabili e qualificabili come furbettini del reddito. Qualcosa su cui riflettere. E siamo al 24 gennaio. 60%. Siamo a decreto non pubblicato. Non c'è dubbio. Attenzione. Non c'è dubbio. Non segnalammo, Fulvio, già questa cosa la segnalammo in passato e telegraficamente la ricordo, che per il reddito di cittadinanza bisogna stare attenti a non fare il falso divorzio, cioè in realtà, perché sarebbe falso se le due persone rimangono insieme, ma per la norma relativa al canone RAI, se due coniugi che non hanno divorziato e non intendono divorziare, ma semplicemente sono residenti in due posti diversi, magari uno lavora da una parte e l'altro lavora da quell'altra, però rimangono marito e moglie, per il fisco, per l'Agenzia delle Entrate, non sono marito e moglie. Ce lo volete dire quando uno è marito e moglie oppure no? Perché non è che a seconda dei diversi casi può esserci un diverso regime matrimoniale. C'è un sondaggio di Piepoli oggi pubblicato sulla stampa: il reddito di cittadinanza bocciato da 6 italiani su 10, ma farà crescere i 5 Stelle alle europee. Va bene, adesso ci sono i nostri sostenitori pubblicitari. Pier Davide Carone di Arjack Caramelle New Hit su RTL 102.5 è un grande successo. Secondo TV Blog, che è la Bibbia di chi legge di televisione, sono i veri vincitori di questo Festival di Sanremo. Ieri sera sono stati ospiti di Chiambretti. Chiambretti ha cucinato una trasmissione sul Festival insieme a Roberto D'Agostino e Alfonso Signorini e a Iva Zanicchi. E devo dire, insomma, che questi ragazzi, meglio dell'ospitata a Sanremo. Meglio dell'ospitata a Sanremo non lo so, adesso devo essere sincero, perché ovviamente gli ascoltatori di ieri sera, ma di sicuro non si è mai visto un pezzo così discusso, chiacchierato, commentato e riportato sui media prima
del festival in quanto escluso dal medesimo, come in questo caso. Alla fine questo conta, ragazzi, è la somma che fa il totale, diceva Totò, e quindi è l'insieme dei passaggi che genera il fenomeno. Andiamo e torniamo sulle prime pagine di tutti i quotidiani. Si torna a parlare di Venezuela. Davide, molti diranno: ma che ce ne importa a noi del Venezuela, che è lontanissimo, lì dall'altra parte dell'oceano. E invece, a parte la ricchezza petrolifera di questo paese, una storia incredibile e paradossale, ci deve interessare. Perché? Ma intanto c'è un riflesso immediato, nel senso che il presidente del Venezuela, non so chi sia presidente del Venezuela, diciamo quello che c'era prima, che c'è ancora adesso secondo alcuni, Maduro, è un chavista molto amico, molto legato a Morales, Evo Morales, che è quello che ci ha restituito Battisti dell'altro giorno, quindi c'è quel legame lì di quel mondo. L'Italia continua a ringraziare il Brasile di Bolsonaro, ma cioè, la verità è dall'altra parte che è arrivato. Maduro e il chavismo sono stati ben prima che il termine avesse un significato politico qui in Europa, denominati populisti del Sud America. Anche lì la cosa era: bisogna dare al popolo ricchezza, al popolo. Il risultato è stato una povertà straordinaria in un paese produttore di petrolio, povertà dilagante, fine di ogni forma di libertà, non dico di democrazia, e questo naturalmente ha portato a crisi. Ieri il presidente dell'Assemblea Nazionale, diciamo del Parlamento, si è a sua volta Guaidó nominato presidente, e c'è uno scontro in corso. Gli Stati Uniti, il Canada e il Brasile hanno riconosciuto il nuovo presidente. Sembrerebbe la premessa di una nuova stagione di instabilità nel Sud America, che solitamente poi viene arbitrato dai militari, dalle forze armate. Non è la prima volta che si vede una storia di questo tipo, si sperava di non vederla più. Davide Giacarone, grazie come sempre anche in questa mattinata. Ti riascoltiamo molto volentieri domani, sempre a quest'ora. Grazie. Grazie, a domani e buona radio a tutti. 48 minuti dopo le 7 del mattino, ancora buona giornata da Giusy Legrenzi, Fulvio Giuliani, Pierluigi Diaco. Allora, è stato un caso mediatico ieri la prima pagina del quotidiano Libero, dedicata così a mettere insieme il PIL e l'aumento, secondo Feltri e Senaldi, dei gay nel nostro paese, un accostamento abbastanza inelegante, a tratti omofobo, che è stato giudicato da più parti in maniera negativa, anche se oggi Senaldi si difende in prima pagina sul Libero con un editoriale dal titolo "Libero massacrato per aver detto la verità, processo mediatico al nostro titolo". Noi avremmo voluto questa mattina confrontarci con Senaldi, anche perché abbiamo un appuntamento con noi, mi dicono la regia che non è ancora collegato e che non risponde al telefono. Questo me ne dispiace, anche perché insomma quando si prende un impegno va mantenuto. C'è Senaldi? No. Non ancora Pierluigi, vediamo. E allora lo spazio me lo prendo io, al posto di Senaldi, e voglio dire questo. Allora, come sapete, cari ascoltatori, io non ho mai creduto nella sessualità come patente d'identità. L'idea di censire gay, aumentano, diminuiscono, mi pare francamente un modo un po' razzista di porre la questione. E la sessualità è una cosa più complessa, anche perché le persone, prima di essere uomini e donne, sono persone, quindi hanno una personalità, e la sessualità è un dettaglio della personalità. Dire che i gay aumentano o diminuiscono è in realtà un modo per censirli, come a dire sono un genere a parte. Allora io vorrei che di fronte a questo argomento ci fosse un po' più di laicità. Io non ho mai militato, non credo, diciamo, nella militanza di genere, non credo nei gay di professione, credo che le persone siano persone, punto e basta, al di là dei loro gusti sessuali. Il fatto che ieri una prima pagina di un quotidiano nazionale abbia dedicato a tutto questo un editoriale, un'inchiesta, tra l'altro con dei dati anche reali, però cucinate in maniera secondo me un po' offensiva, almeno io mi sono offeso. Ne voglio parlare con Senaldi, che si è collegato con noi. Senaldi, buona giornata. Buona giornata. Allora, Senaldi, io ieri sono rimasto molto colpito, te lo dico sinceramente. Adesso capisco il lavoro che fate, noi leggiamo non solo i titoli ma anche i vostri articoli. Tu ieri hai tentato di difendere quel titolo, ma in realtà, ti ripeto, sembrava un censimento. Cioè, che significa dire i gay aumentano? Che non è che sono una categoria a parte, sono persone, la sessualità è un dettaglio della personalità, cioè non è una patente d'identità, o no? Allora, beh, innanzitutto non è che io ieri ho tentato di difenderlo, oggi c'è un mio pezzo molto articolato. L'abbiamo letto, l'abbiamo detto poco fa. Sì. Dopodiché,
sì, gay sono persone come tutti, registrare l'aumento o la diminuzione non mi sembra assolutamente offensivo. Peraltro sono. Ma perché non stessi, censite no? anche gli eterosessuali? Dite aumentano, no, diminuiscono. Banalmente i mancini, direttore, perché non fate un titolo sui mancini? Io sono mancino. Beh, per esempio, i mancini non sono organizzati in delle associazioni per promuovere i loro diritti, non sfilano, non c'è il Mancini. Ma Pride, questa è l'iconografia che piace a voi. Ma scusa, Senaldi, aspettiamo un attimo. Se mi fate una domanda mi date delle risposte. Prego, l'abbiamo detto. Ecco, allora, quindi noi, il nostro titolo è aumentano i gay. È una cosa che è una notizia che noi abbiamo ritenuto interessante, tant'è vero che non ce la siamo inventata, l'ha riportata l'ANSA, la quale peraltro riporta anche spesso aumentano i mancini e via discorrendo. Per noi sembra più interessante come evoluzione della società l'aumento dei gay che quello dei mancini, anche perché l'aumento dei gay segue, diciamo così, una battaglia ventennale, trentennale che hanno fatto i gay a favore dell'outing e quindi dello sdoganamento e dell'accettazione da parte di tutta la società dell'omosessualità. Questa battaglia è stata vinta, il risultato è l'aumento dell'outing e quindi statisticamente l'aumento dei gay dichiarati. Noi lo riportiamo e vediamo criminalizzati. Beh, però direttore, direttore, un attimo, scusate, forse è il collegamento fra esatto, i due temi. Il vero? Tema vero è questo qui. Allora, voi avete collegato questo che è un dato di fatto, l'abbiamo riconosciuto noi per primi, cioè ci sono più gay dichiarati, poi insomma, chi non vuole dichiararlo è altrettanto libero, ci mancherebbe, con le difficoltà del PIL e poi i disagi della fatturazione elettronica. È qui che casca il famoso asino. E adesso, essendo molto seri, direttore, la verità è che sa perché non è piaciuto quel titolo di ieri, e io non amo fare l'ipocrita, l'ho definito personalmente una schifezza, uno schifo, perché mette qualcuno all'indice. In un periodo storico in cui troppi hanno bisogno di un nemico, voi avete fatto un assist meraviglioso a questi soggetti. Non ve ne siete pentiti un po'? No, tutto perché se come lei ritiene un assist, io di aver favorito la comunità gay non mi piace. No, allora non ha capito quello che ho detto. No. È un assist a chi ha bisogno di un nemico. Ma quale comunità gay? Ma scusami, no. Senaldi, perdonami, io parlo con cognizione di causa. Aspetto. Sì, prego, mi fai prego. Rispondere un attimo su questo. Comunità. Possiamo capire. Io non credo che questo sia vero, perché noi non li abbiamo messi all'indice come nemici, li abbiamo. Poi nemici di chi, soprattutto? Nemici di chi? Noi non abbiamo detto, stabilito un nesso di causalità diretta fra le due cose, noi abbiamo dato una fotografia. Quindi era un titolo stupido. Può piacere, può non piacere, ma non c'è non li abbiamo mai messi all'indice, non è proprio nella storia di Libero, peraltro è una battaglia. Comunque ti segnalo, direttore, che non esiste nessuna comunità, cioè le persone che vivono la propria sessualità lo fanno al di là di qualsiasi iscrizione a un'associazione. Ma no, la maggioranza. Associazioni gay, ma, no? Ma ho capito, ma sono la minoranza, la maggioranza delle persone non è che si devono dichiarare, lo vivono con normalità. Quello che vuole, c'è l'associazione Bocciopoli, eccetera, eccetera, però ci sono delle associazioni gay che sono attive nella società, almeno così mi sembra. Ma certo. Sì, sì, ricordo. Sono legittimamente attive, però nessuno dice che siete attive, vi autodiscriminate. Senaldi, no, io continuo a far fatica ad abbinarli al fatturato e al PIL. Però chi va vuole bene. Far finta di non aver capito, dirà sempre che non ha capito. Ma no, io non è. Allora, sì, noi avete bisogno di un nemico da mettere all'indice. Ieri erano i terroni, oggi i gay. Va bene così. Noi abbiamo una titolazione anglosassone, che è una titolazione provocatoria, che è una titolazione per far discutere, che è una titolazione di questo genere. Questa può piacere o non piacere, e questo va bene. Per esempio, a me non piaceva, come hanno titolato tutti i giornali ieri, che dicevano la Germania rifiuta di mandare navi in soccorso dei profughi, è colpa dell'Italia. Secondo me è colpa della Germania. Comunque, per correttezza nei suoi confronti, noi segnaliamo al pubblico la sua spiegazione che stamattina sotto forma di editoriale sulla prima pagina di Libero, dal titolo Libero massacrato per aver detto la verità. E io mi permetto di aggiungere che non mi è piaciuta affatto ieri la dichiarazione di alcuni esponenti del governo di togliere i fondi pubblici a giornali come Libero, perché questa mi pare una ripicca. Uno discute sui contenuti e non certo sui fondi per ovviamente far lavorare un giornale che fa il suo mestiere, si può non condividere quello che scrive, appunto, come in questo caso si dibatte anche in maniera aspra, ma da lì alle ripicche, francamente, insomma ce ne vuole. Senaldi, grazie. Guarda, prego. Sì, dobbiamo salutarci. No, il governo dovrebbe avere altri problemi.
perché o noi siamo carta straccia come ritiene il governo e allora non vedo perché si occupi di noi, o il governo si occupa di noi perché noi diciamo cose che gli danno fastidio e quindi si vuole tappare la bocca, e questo francamente non è da paese liberale. Ma questo lo abbiamo detto anche quando avete titolato sui Terroni, anche lì ci siamo permessi di dire di essere in profondo disaccordo, altra storia è cercare di mettere bavagli o altre faccende da cui siamo lontanissimi. Abbiamo ascoltato il direttore di Libero Pietro Senaldi. Buon lavoro, ora Litfiba. E ne parliamo questa mattina con la scrittrice e giornalista Silvana Giacobini, che ci ha raggiunti al telefono. Buongiorno Silvana. Buongiorno a tutti. Buongiorno Giacobini, io penso che sia arrivato il momento di restituire una verginità mediatica a Fausto Brizzi e vorrei che iniziasse proprio dalle frequenze di RTL 102.5. Bisogna chiedere scusa, non certo noi che lo abbiamo difeso in tempi non sospetti, ma il direttore Giacobini, che ha sempre cucinato con grande garbo i settimanali, sa quanto i suoi colleghi abbiano, come si dice in gergo, inzuppato il biscotto dentro qualcosa che sa di vergognoso. Giacobini, a lei. Allora, è un commento molto semplice. Innanzitutto non ci dobbiamo mai imporre una caccia alle streghe e neanche agli stregoni, è ovvio. Quindi una volta che la magistratura ha rilevato dal punto di vista giuridico la possibilità e il dovere di archiviare le tre denunce, in quanto due tardive e una priva di dettagli precisi, che è una delle condizioni per procedere giustamente alla continuazione dell'analisi giuridica e quindi all'emissione della denuncia. Quindi detto questo, prima di tutto dobbiamo anche rispettare Fausto Brizzi senza continuare a intingere il biscotto, diceva Diaco, vero sei tu che l'hai detto, perché sì. Non ti vedo ma ti riconosco. Sì. E nello stesso tempo però che non passi un messaggio a mio parere importantissimo, e cioè che sia inutile difendersi dalle molestie sessuali, perché non esiste il reato in Italia di molestie, viene equiparato a violenza e quindi si innesca un processo giuridico molto delicato e difficile, per cui le donne che si sentissero vittime, io le consiglio di rivolgersi ai centri sociali antiviolenza, che le possono giustamente sostenere nel procedere di questo iter. È molto importante, sono due punti: uno, rispettare Fausto Brizzi e l'operato della magistratura; il secondo, che non demordano le vittime, perché non passi il messaggio che è inutile tanto protestare, sentirsi offese, come avviene purtroppo in non pochi casi. Direttore, il tema però non possiamo far finta di non ricordarlo, non è solo questo, ma è anche la canea che si scatenò all'epoca, i tanti che balzarono sul carro che sembrava vincente del MeToo. E queste sono cose su cui anche un bel pezzo della nostra categoria deve fare un mea culpa, ma di quelli grossi, Va bene, ma ne deve fare tanti di mea culpa, e che giustamente può essere messo in risalto. Il movimento MeToo, attenzione, non è che va buttato nel water, perché è un movimento, è un processo culturale importantissimo che, nonostante tutti gli accadimenti che possono essere avvenuti, continuerà a aiutare le donne in quello che è una difesa contro l'abuso di potere, che può essere psicologico oltre che fisico. Attenzione, pure questo è un altro messaggio che ci tengo a sottolineare, tenendo presente giustamente che la canea è sbagliata in questo e negli altri casi, perché non è un divertimento e una vendita di opie maggiore per fare del male, anche quando essere corretti potrebbe punire le vendite. Sì, Giacobini, mi lasci dire che in Italia il MeToo, appunto all'italiana, è stato guidato da una signora sergento che a me sta molto simpatica, a cui voglio anche bene, che è anche un grande talento, ma che è salita su un carro che francamente, insomma, dal punto di vista mediatico, insomma, gli serviva solo a passare alla cassa della visibilità. Non era sola, posso dirlo, anche perché, scusami, posso intervenire su questo punto di nuovo, attenzione che poi diventa altro che strega, stregona, Asia Argento, e la caccia da sergento
l'argento è la caccia alle streghe, anche questa, attenzione, è difficile rispettare quello che è la possibilità di parlare di verità, perché la verità in senso assoluto va cercata, difesa e pronunciata, ma quanti se la sentono? Quanti preferiscono avere le loro idee e siccome la pensano in un certo modo, secondo... Cara Silvana, Fausto Brizzi, dai, era stato condannato sulla pubblica piazza abbondantemente un anno fa. Scusa, non ho sentito. Ho detto Fausto Brizzi era stato condannato sulla pubblica piazza da gran parte di chi interveniva in talk, eccetera. Questa è una colpa che non si può dimenticare. Dai conduttori, attenzione, il conduttore deve intervenire, non deve far litigare per far salire gli ascolti. Certamente, questo è il metodo. Lo sappiamo purtroppo. Silvana, la verità, il rispetto, delle persone, il rispetto delle vittime delle molestie sessuali, che non esiste come reato. Ma perché non esiste come reato? È come violenza sessuale che era non contro la persona ma contro l'aspetto morale, e quanto ci è voluto di anni di battaglie lo stupro del Circeo per arrivare a definire reato la violenza sessuale? Sì, sicuramente un tema Silvana che dovremmo davvero approfondire, non ne abbiamo più lo spazio in questo momento, quindi nel frattempo grazie davvero a Silvana Giacobini. Vi ringrazio e vi apprezzo molto. Grazie Silvana, a presto, buon lavoro. 46 minuti dopo le 8 del mattino, ben sintonizzati sulla Prima Radio Italiana RTL 102.5, benvenuti da Giusy Legrenzi, Fulvio Giuliani, Pierluigi Diaco. Allora, stiamo per collegarci con il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, a cui vorrei subito chiedere, dandogli il benvenuto, qual è lo stato di salute dei rapporti tra la sua regione che guida e il governo giallo-verde, soprattutto per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma guardi, io direi che ho un ottimo rapporto con il governo, sto aspettando di avere le ultime notizie circa l'autonomia. Ho parlato la scorsa settimana con il ministro Stefani, ho parlato con i miei tecnici che si sono trovati nei vari ministeri per affrontare gli ultimi dettagli, le ultime limature del testo che dovrà essere approvato dal governo e che poi dovrà essere trasmesso al Parlamento, e tutti mi hanno dato dei riscontri positivi. Questo credo che sia l'argomento in questo momento più importante. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, è chiaro che noi abbiamo già cercato di guardarlo attentamente, di studiarlo per poi iniziare quell'attività che dovrà essere delegata ai centri per l'impiego, ovviamente con le assunzioni, con quelle ulteriori attività che andranno realizzate. Ma come lei sa, la Regione Lombardia non si spaventa di fronte alle attività, di fronte al lavoro, per cui siamo già pronti ad affrontare anche questo. Fontana, ma le piace il reddito di cittadinanza? Guardi, io credo che ancora si dovranno fare degli approfondimenti per cercare di capire come verrà applicato. Nel momento in cui, l'ho già detto tante volte, venisse inteso come una manovra che determina un sistema di vita, uno stile di vita, ovviamente non mi andrebbe bene. Se verrà interpretato nel senso di una manovra temporanea per cercare di venire incontro a chi temporaneamente è privo di lavoro, è una manovra a quel punto assolutamente legittima e doverosa. Presidente Fontana, lei lo ha accennato, il tema delicato dell'autonomia, tutti ricorderanno il referendum, la richiesta, che è una vecchia battaglia naturalmente della Lega. Come giudica e come risponde anche alle resistenze palesi che sono arrivate dai vostri alleati di governo, dal Movimento 5 Stelle, il ministro del Sud? Certo, scusi, lo dicevo poco fa, ecco, mi sembra che negli ultimi giorni le cose si stiano risolvendo. È chiaro che si tratta di una manovra, di una sostanziale modifica istituzionale importante, per cui è chiaro che da parte di qualcuno ci può essere stato qualche momento di cattiva comprensione, di preoccupazione, di richieste di approfondimento che hanno un po' rallentato il corso. Però vi ripeto, da quello che ci hanno riferito i tecnici e da quello che mi ha riferito il ministro Stefani, mi sembra di poter dire che in questi ultimi giorni le cose stiano cambiando in maniera sostanziale e che ormai si sia veramente in retta d'arrivo. Fontana, lo stato di salute del centrodestra, diciamoci la verità, molti deputati e senatori di Forza Italia bussano alla porta della Lega per poter essere candidati perfino alle europee. Berlusconi torna coraggiosamente in campo, per molti non ce n'era bisogno, per molti altri sì, quindi per il suo elettorato.
Va detto che la Lega, insomma, almeno stando alle dichiarazioni di Salvini, oltre che aumentare nei sondaggi, almeno in questo momento va d'amore e d'accordo con i 5 Stelle, per convenienza ovviamente dicono che è tutto sereno. Cosa succede in questo centrodestra? Berlusconi riuscirà a fare, diciamo così, un percorso di unione, o Toti, che sembra andarsene, creerà una spaccatura all'interno di Forza Italia? Ma questo sarà da vedere. Io credo che Berlusconi abbia fatto questa scelta per amore per la politica. Io credo che Berlusconi sia innanzitutto innamorato dell'attività politica che ha sempre svolto negli ultimi più di 20 anni, e quindi che abbia sentito la necessità di fare quest'ultimo sforzo. All'interno di Forza Italia cosa possa succedere non lo so, vedremo con attenzione. Io credo però che il discorso che si debba fare in questo momento è non fare riferimento a vecchie formule di alleanze di centrodestra, di centrosinistra. Io credo che ci si debba guardare in faccia, si debbano preparare dei progetti, dei programmi che tengano conto del nostro paese, che tengano conto dei rapporti con l'Europa, che tengano conto di tutti quelli che sono i problemi oggi sul tappeto, e poi ci si debba mettere insieme se si è d'accordo su questi progetti o meno. Io credo che si stia andando un po' oltre il semplice schema che avveniva in passato dei vari partiti che si alleavano e che cercavano di cambiare qualcosa all'interno dei loro programmi. Io credo che adesso ci sia un discorso che vada un po' altro, una visione del futuro del paese, una visione del futuro dell'Europa, una visione del futuro del mondo, che deve convincere gli elettori e che deve convincere i rappresentanti delle singole forze politiche a sottoscrivere un accordo. Credo che questo discorso del contratto di governo, pur con tutti i limiti che denota, sia un pochettino il punto di riferimento al quale si deve guardare. Presidente Fontana, tornando alle autonomie, lei appunto ha detto che le cose stanno andando avanti, che le sembra che vada tutto bene. Lei però qualche giorno fa ha dichiarato autonomia prima delle europee oppure addio governo. Cosa intendeva dire? Ma intendo dire che sull'autonomia si deve, come su tutte le grandi riforme istituzionali, si deve andare un pochino, bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo, perché vede, io ho vissuto nella mia esperienza, non direttamente, allora svolgevo altri compiti, ma ho vissuto il dramma di tutte le riforme che questo paese ha cercato di portare avanti, il dramma già della bicamerale che a suo tempo sembrava dovesse cambiare il paese, che si risolse in un nulla di fatto, il dramma delle riforme degli enti locali che avrebbero dovuto essere anche in quel caso il codice degli enti locali, che sembrava dovesse innovare tutto e non se ne fece nulla. Il dramma della famosa riforma della devolution, che partì benissimo, partì con delle proposte interessanti, belle e veramente che avrebbero cambiato il paese, e alla fine si risolse dopo anni discussioni sul nulla, veramente sul nulla, si risolse in una mezza riforma. Ecco, io credo che in questo caso, se ci si inizia a chiudere, a bloccare sulle discussioni, sulle interpretazioni, sui cavilli, sugli approfondimenti, non si vada da nessuna parte, non si riuscirà, perché in tutte le scelte, per carità, ci sono tanti aspetti positivi, poi ce n'è qualcuno che magari non è tanto positivo, però la perfezione in su questa terra non è assolutamente realizzabile. Bisogna avere il coraggio di guardare nel complesso una riforma, di guardare quali sono i grandi vantaggi che questa riforma porta, e poi non, ripeto, fermarsi sui dettagli. Quindi lei dice, fermiamo, non buttiamo un'altra, non ne usciamo più. Presidente, noi siamo bravissimi, noi italiani nell'essere bizantini siamo bravissimi. Ah beh, su quello, insomma, lei ha fatto un discreto elenco di riforme promesse roboanti e poi risolte in famosi topolini. Presidente Fontana, esatto, buon lavoro e a presto. Grazie, buon lavoro anche a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.